Quelle materie che attengono ad alcuni fatti della vita e della storia. Personalmente sono un giornalista, ho diretto un grande gruppo televisivo e dopo ho anche un grande quotidiano. E in questa mia attività spesso mi è capitato di dovermi approcciare di fronte a vicende criminali che in qualche modo erano collegate a loro volta ad aspetti esoterici. Chi mi conosce bene, tra l'altro, sa che io ho lavorato, qui c'era fino a poco tempo fa, c'era un caro amico, un collega, il quale sa che io, per esempio, dal 1980 fino al 18 marzo del 2003, ho lavorato con Casa Famiglia all'ultimo reddito. Ho avuto modo in più di un'occasione di approfondire la storia d'Italia ed è stato con grande sorpresa che ho scoperto che alcuni fenomeni criminali, qualche volta guardati anche con una certa simpatia, in realtà avevano un vestito esoterico. Chi di voi è meno giovane ricorderà un famoso fuglietto televisivo, La baronessa di Carini, che raccontava la storia di una setta palermitana effettivamente esistita, di cui si hanno pochissime notizie. Ci sono 36 pagine dattiloscritte presso l'archivio di Stato di Palermo, i Beati Paoli, una setta che la prima che personalmente ho potuto conoscere, che commetteva azioni criminali vestite di aspetti di giustizia. Loro dicevano di fare giustizia, in realtà era una setta criminale, che però agiva secondo criteri esoterici. Si riunivano nelle grotte di Palermo, avevano una loro ritualità. Questa ritualità la ritroviamo continuamente nella criminalità organizzata. La mafia, che ha tutta una sua ritualità, e poi in un'organizzazione
che è l'Andrangheta, che ha ancora aspetti esoterici e religiosi assolutamente importanti. Ma qui stiamo parlando della grande criminalità organizzata che da sempre riveste così rituali che ricordano per molti versi la massoneria. Ma anche in altre organizzazioni o anche in altri crimini, senza voler parlare, il professore qui ci può illustrare alcune sette molto recenti che hanno commesso reati spaventosi, che addirittura sono stati presentati come sacrifici umani, sacrifici fatti in onore del demonio. Ma insieme a questo collegamento serio tra esoterismo e criminalità, grande criminalità organizzata, mafia, abbiamo detto, l'Andrangheta, queste sette giovanili che inneggiano a Satana, c'è anche una criminalità dozzinale, pseudosette, che con la scusa dell'esoterismo a Torino è successo, si sono dati alle violenze carnali. Questo è un esoterismo da barzelletta, se vogliamo, ma che ha un suo in un vasto mondo ogni tanto. È successo che anche ambienti che dovrebbero trattare l'esoterismo in una maniera, scusatemi se dico, seria, in realtà hanno poi usato l'esoterismo per finalità dozzinali e sostanzialmente microcriminali. Alcuni di voi forse ricorderanno che alla fine degli anni 70 una delle obbedienze massoniche tra le più serie in Italia, un'obbedienza massonica con la sua sede nazionale in piazza di Torre Argentina, sono addirittura imbarazzato a farne il nome, in una officina, un'organizzazione massonica che accetta anche le donne, la massoneria inglese non accetta le donne, questa è una massoneria collegata al Grande Oriente di Francia, comunque serissima, nella loggia Giordano Bruno si misero a fare attività, droga, sesso, e quando furono scoperti un famoso avvocato romano fu arrestato e il vicequestore di Roma coinvolto dovete andare via dalla polizia. Quindi, insieme all'esoterismo forte, che può essere collante e radice di fatti esoterici, tante volte la cronaca ci presenta invece esoterismo di, non so come poterlo definire, da fare. Eh?
Casaleccio o da Barzelletta. Ora, anche in altri episodi, pensate al caso Scazzi, quello di zio Michele, vedo una signora che dice, qual è il caso? Il caso Scazzi, ad Avetrana, chi ha studiato gli atti scopre che, a parte le butate dello zio Michele, un personaggio più da operetta, complice di un delitto, notate bene, complice di un delitto terribile, dietro il caso di assecondare, scopre che ci sono esoteri. La madre della ragazzina, quando finalmente ha avuto modo di leggere il diario della ragazzina, è rimasta scioccata. Anche lì compaiono aspetti esoterici. E allora noi ci chiediamo, e lo chiediamo al professore, ma l'esoterismo in quale misura è promotore del crimine, sia del crimine organizzato che del crimine meno appariscente eppure produttore di fatti terribili? La parola. Buonasera a tutti, grazie per la pazienza che avete avuto ad aspettare il detective, perché ho perso 20 altri dei vari parcheggi. Il titolo in realtà, Crimini e esoterismo, mi lascia pensare che mi ha dato tante suggestioni. Per menzionare la prima, innanzitutto ho pensato ad un caso a voi tutti noto, la saponificatrice di Correggio, ovvero sia Leonardo Cenciulli. Leonardo Cenciulli, che fu il primo caso mediatico, quando non c'erano le televisioni, parlo del 1943, non c'erano le televisioni, i giornalisti andavano lì, quindi tutti quanti andavano al processo, presenti lì, a questo processo appunto proprio per la necessità di appellarsi a questa tradizione, a questo strano mondo curioso che era emerso in quel momento lì. Però c'era. Cenciulli disse in modo estremamente chiaro: una maga mi predisse che se avessi effettuato dei sacrifici umani, sicuramente dopo aver perso 13 figli, aveva perso 13 figli, sicuramente gli altri figli mi sarebbero sopravvissuti se avessi fatto dei sacrifici umani. Aveva avuto quattro figli, quelli figli avevano quindi 18 anni, 20 anni, quindi erano già cresciuti, però avevano perso precedentemente tre figli. In realtà questi sacrifici umani, lei con me in sede di processo comunicò al magistrato, ebbene la colpa è soltanto mia, proprio perché volevo salvare questi figli che erano riusciti a sopravvivere, e per fortuna, meno male che ho fatto i sacrifici umani. E raccontava tutti i particolari, per cui dice, io dal sangue poi dopo di queste vittime ci mettevo zucchero e cannolina e facevo dei cioccolatini che poi offrivo alle amiche, pubblicando poi dopo al magistrato ironicamente. Quell'amica era veramente dolce, a proposito di cioccolatini che aveva assolutamente. A un certo punto cosa faccio? La fortuna vuole che trovo in vita ancora la sua domestica. Mi presento con un giornalista, abbiamo, filmiamo quindi l'intervista mia con la sua domestica, e alla prima domanda quindi chiedo, ma scusi, perché lo faceva? La risposta è stata immediata: per i soldi. A quel punto,
la domanda, voglio dire, è stata non lunga, ma è un'intervista lunghissima. Questa che cosa faceva? Oltre a quindi strutturare tutta una scusante per salvare il figlio, perché il figlio c'entrava in questi delitti, il figlio c'entrava, il figlio era quello che poi dopo aver tagliato a pezzi le tre vittime che si conoscono, tre vittime, la Cacioppo, una cantante lirica, provava la scusa questa che gli aveva risolto la vita, gli aveva risolto tutte le situazioni, per cui a questo punto quanti anni ha? Hai 50 anni, ti faccio sposare 50 anni, ti ho provato il fidanzato, sei in alto angelo, però non devi dire nulla a nessuno, devi partire e basta. Io ti compro tutti i mobili, ti compro tutti i beni, ti compro gli ori, così tu non lasci nulla. Dopodiché la botta in testa gli frega più i soldi oltre ai mobili e agli ori, eccetera. Questo era il suo progetto. Metto dei miei allievi investigatori a questo punto, squinzando tutte le mie collaborazioni che avevo a disposizione. Cosa scopro? Ecco un libro che ho fatto quindi sulla Cerciulli, una mia collana della Normandia, un editore, appunto, Renata Cerciulli, la Savonina del Punto di Correggio. Scopro che questa c'era già precedenti penali a 18 anni a Montella, era di Montella, provincia di Benevento, per cui questa qui aveva precedenti penali a 18 anni per truffa, per furto, per violenze, per aggressioni, eccetera. Poi pensate, insomma, che Argentino del personaggio, quindi già aveva la tendenza al crimine. Lui era bimestruato, al mostro di persone, era bimestruato, aveva due mestruazioni al mese, tutta il sud peraltro, e aveva mestruazioni particolari, cioè anche dalla bocca, cioè noi abbiamo delle isole ectopiche, sono meglio, quindi poi dopo sono appassionato poi dopo al caso, perché in ogni caso è meritevole di particolare attenzione. Aveva tessuto quindi particolarmente, voglio dire, isole topiche chiamate, cioè praticamente il sangue mestruale dalla bocca. Infatti la letteratura segnala rarissimo. Rarissime le isole ectopiche nello stomaco, frequenti nelle salpingi, qualche volta anche in gola. Per cui ogni volta che aveva le mestruazioni, tutti i tessuti del suo corpo gli facevano mettere in sangue. E quindi si assisteva anche quando poi fu reclusa. Reclusa la prima in carcere, poi dopo andò invece all'autorità civile giudiziaria di Aversa. Insomma, a questo punto questa faceva sacrifici umani, ma questi sacrifici umani però, signori, si avvivano soltanto poi dopo per decenni, come dicevamo prima, lasciavano intendere prima per le finalità criminali, in realtà non già per finalità di diverso genere. Nella mia vita mi è capitato di tutto, signori. Ho avuto minacce a mano armata dai tossicodipendenti che io curavo, che assistevo, quando ero giovane all'Università di Bari, ho strutturato un centro antialco e antidroga quando non c'erano centri antidroga, non c'erano MAS, non c'erano i SERT, allora non c'era questa generazione del centrale d'oro. E quindi l'unico centro antialco e antidroga l'avevo creato io, l'avevo strutturato io, l'Università di Bari, nell'ambito della medicina legale, perché sono nato lì, in quella sede lì, poi il trasferimento all'Università di Roma, e in quella sede, quindi a questo punto, ovviamente, veramente di tutti mi venivano a raccontare cose folli a proposito di particolari rituali che effettuavano. Tra i vari crimini, naturalmente, poi dopo dovuti a sette o a pseudo-sette, molto spesso, sono pseudo-sette, molto spesso non c'entra nulla il rituale satanico e il pretesto. Mi piace ricordare in questa sede quello che io chiamavo il mio demologo di fiducia, Moreno Fiori. Moreno Fiori, un domenicano, per cui aveva scritto questo libro, Sette Sataniche, no?
Moreno Fiori ci ha lasciato qualche anno fa. Questo libro, voi pensate, andando a Roma con la vita raccolta, per cui si vendettero qualcosa come esattamente su 3.000 copie in un solo giorno, e fu messo anche nel messaggero, sapete come si fa a volte a 9,90 euro, con il messaggero. E qui abbiamo passato in rassegna, abbiamo menzionato, ci abbiamo fatto un lavoro di anni, noi eravamo partiti con il mostro di Firenze. La proposta era all'editore, parliamo del mostro di Firenze. Di sapere un libro che parla. No, professore, lei da lei mi aspetto tutta la panoramica di tutte le sette a livello mondiale. Io Marino Flore, vado con l'operatore, tutte le sette osservo sempre. La maggior parte di queste sette, se noi mi alzo in piedi perché ho una soldatura per capire che ho bisogno di strattimento. Molto spesso, voi pensate che siano, sì, che ci sia un guru, che ci sia un demonio dietro, ma che quello è un povero diavolo, lui mi spiego meglio. Ho voluto effettuare tutta una panoramica, appunto, internazionale, sulle patologie che portano quindi ad avere la percezione di essere posseduto. E allora dietro a molti casi, per esempio, la schizofrenia, quindi ho detto il diavolo, ma è un diavolo allucinante, non esiste. Oppure ho percezioni di diverso genere, voi sapete che le allucinazioni sono di cretino. Io vedo un diavolo, oppure sento la voce di un diavolo, quindi visive, o solo auditive, mister, vedo un diavolo che parla, oppure lavorate, vedo un diavolo che parla ed emana un profumo di zolfo, un odore di zolfo, classico. Ci sono quindi, voglio dire, allucinazioni di questo. E mi voglio di fare quindi tutta una serie di classificazioni sulle patologie. Sulle patologie tra cui voi pensate, un paziente mi deve trovare un paziente affetto da nevrosi ossessiva con la madre, la quale mi dice: madre, professore, me l'aiuti perché questo entra in chiesa e deve bestemmiare, questo è posseduto. Ogni volta che entra in chiesa, il prete non appena lo vede entrare, comincia a mettersi le mani e i capelli perché va vicino alla stampa della Madonna e comincia a bestemmiare tutte le parolacce così che non è contro la Madonna. Mi lascio immaginare. Questo che cos'è? Era affetto da nevrosi ossessiva. Prendeva pure la pensione, peraltro, altro che per posseduto dal demonio, cioè altro che diavolo, era il povero diavolo lui. Le disavventure mi portarono una volta, in occasione della conferenza episcopale siciliana, ad avere la nomina in quella sede lì, il psichiatra formatore degli esorcisti. Ho pensato, una cosa curiosissima, cioè il primo corso agli esorcisti fu di 120 esorcisti nella storia, nell'arcivescovato di Palermo. Ci facevamo un libro con Fra Benigno, dopo esorcista, il diavolo io l'ho incontrato, esiste il titolo del suo libro. Mi fai un'introduzione tu però, perché tutti quanti dicono che per il 2% c'è il diavolo, ma per il 98% il diavolo non esiste, solo la persona che o autosuggestionata la pratica in particolare, oppure all'allucinazione, oppure è suggestionato appunto da letture peculiari. E a questo punto quindi cominciamo a fare. Cominciamo il corso dell'arcivescovato. Io chiesi, scusami, Benigno, come vuoi che cominci? Perché questo è un modificato di tutta l'intera loro esistenza. Io c'avevo 80 anni che ero esorcista, c'avevo 80 anni che per 80 anni ha creduto nel demonio che doveva scacciare. Quindi faccio provare tutta una loro esistenza, mi dispiace.
come vuoi che cominci? Tu senti, comincia in questo modo, così non trovo niente nessuno. Bene, signori, cominciamo il corso. Dice, comincia così. Innanzitutto con le parole non poveri, con le parole poveri, ma con le parole terzenti, e qui c'è una seconda elementare per la seconda, parole terzenti, ok, d'accordo. E c'è poi bravo, dice, comincia così. Il 2% è tutto vostro, il 98% è mio e vostro, ne possiamo parlare. Cominciamo a questo modo senza parlare. Ho fatto quindi l'elenco di tutte le patologie, mamma mia. A un certo punto mi interrompe un padre Alessandro, che ha menzionato quello che fa. Ci ho messo scusi, io devo andare, mi dispiace, ci vediamo domani. Sa perché vengono sempre da me, ma col pretesto di scacciare il ghiaccio, ma per esempio adesso appuntamento con una coppia che sta litigando sempre da morire, dove io non vedo il diavolo che c'entra, perché, insomma, dico lei fa da psicologo a questo punto, e dice sì, difatti se noi prendiamo Luca, Matteo e i Santi Vangeli, no? Il Vangelo secondo Luca, secondo Marco, secondo Matteo, eccetera, eccetera, cosa non menzionato in questo libro qua, a un certo punto vediamo che tutto quanto quello che viene scritto ha a che fare con Gesù che scacciava i demoni dell'inferno, ma sollevava, ma curava i malati. Per cui il nostro compito è quello di curare i malati. L'articolo 8 della legge sugli esorcismi, l'articolo 8 degli esorcismi, dice ancora prima di curare a questo punto una persona apparentemente indemoniata, affidato ad uno psichiatra vicino alla chiesa, chiarissimo, perché chiaramente se non è nessuno che viene alla chiesa, dice no, questo sono solo tutte abbandono e basta. E a questo punto il tipo di presidio operativo che io ho messo sempre in atto quando padre è morto, Corrado Balducci, mi mandava i singoli casi, me li mandava li facevamo i vari test e veniva fuori che non aveva nulla a che fare con il diavolo, in realtà letteralmente c'erano patologie grosse, patologie che... Per cui mi ricordo il caso proprio quello, tipo il film dell'esorcista. Una signora abbastanza in carne mi stava facendo fare il famoso test di Rorschach, macchie, no? Cioè, un mio collaboratore era lì, lei era di spalle a me, io entro, comunico al mio collaboratore che c'eravamo in una riunione a mezzogiorno, quindi volevo dire, allora abbiamo una riunione a mezzogiorno, non te dimenticare, questa che si volta. Tipo possessa proprio, tipo, con una voce cambiata, trasformata. Vaffanculo, vaffanculo. Grazie signora, grazie. Delle volte c'è una grossa patologia del basta. Bisogna capire di casi particolari, peraltro. Cioè, voi pensate che nel momento in cui c'era uno sdoppiamento di personalità, a un certo punto mi dispiace che non ho portato il disegno completo, è veramente eloquente. Mi disegno un gatto, e mi faceva un gatto, un personaggio, mi faceva un gatto come possiamo farlo tutti quanti, anche coloro che non sono avvezzi al disegno, ovviamente possono avere disegnato un gatto così. A questo punto questo mi faceva un gatto. Mi fai un gatto come me lo farebbe quell'altro? Un quadro, mi ha fatto un quadro con tutti i vari colori, una persona non sapeva disegnare e a questo punto sa come disegnare. Vi leggo quello che abbiamo scritto a proposito di ciò che ancora qualcuno ci dice, quando possiamo essere certi che trattasi sicuramente di opere extraterrene, di opera extraterrene,
e non già di trucchi o di quant'altro dovuto alla legislazione successiva. La diagnosi di possessione, fin dal 1614, è scritto nel rituale romano, deve capire e o parlare lingue sconosciute, ammesso che non siano lingue importanti, naturalmente, ad esempio l'insalda di parole dello senso renico. Lo senso renico mette insieme parole così senza senso, ma sembra un'altra lingua, è chiamata in Cicchiatria l'insalata di parole dello senso. Capire o parlare quindi lingue sconosciute. Due, poter riferire di fatti e di eventi avvenuti in epoche remote di quale non può essere venuta a conoscenza direttamente o per racconti di altre persone. E ciò deve essere verificabile. Ancora, tre, manifestare una forza fisica superiore a quella tipica della sua età e chiaramente oltre le capacità umane. Ancora, 4. Mostrare avversione al sacro, oggetti e immagini sacre, chiese, eccetera, escluse rituali coprolalici, la coprolalia, che vuol dire il parolaccio contro, una nervosa ossessiva che c'aveva quel personaggio, cioè, no? Il riferimento io che ho curato, no? Cioè che ho tentato di curare, ho solo attenuato i sintomi. Coprolalico e quindi ossessivi, appellare coprolalico in chiesa all'immagine dei santi. Detto questo, per far fruttare il tempo che abbiamo a disposizione, nelle classificazioni che abbiamo avuto modo di esaminare, delle vesti di Satana, per esempio, questo scimmiottava totalmente il rituale, non c'era un rituale satanico, il rituale satanico è ortodossamente, per l'ortodossia dei rituali, deve essere fatto un certo giorno, deve essere fatto in un certo modo, se no non è un rituale satanico, è soltanto uno scimmiottare, lo si fa per droga, per sesso, altro di guru, mi consentite in termini marenti, sono un paraguru a questo punto. Vi leggo a questo punto